Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon versione bianca e nera Nuzlocke, sempre in compagnia di ThePokeDark97. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio. Allora ragazzi, bentornati, siamo qui a Ponentopoli e dobbiamo proseguire nella nostra avventura. Perché nella scorsa puntata abbiamo esplorato in giro un pochettino la città, siamo andati nella torre, abbiamo fatto tante cose. Questa volta invece dovremo andare dritti dritti qui nella pista perché c'è la palestra. Quindi, esatto. Come al solito ragazzi, lasciate un bel like per sostenere la serie e noi possiamo iniziare ed entriamo. Questa palestra con anemone è di tipo volante, quindi, Zappi, esatto. Come mi avevate consigliato, è stato subito rimesso in squadra. Eccolo qui, l'ho anche allenato un pochettino. E quindi siamo pronti. Il mio tipo elettro che è morto, tra l'altro. Povero Voltair. Ok, prendo un po' di acqua fresca dal tizio solito. Va bene, va bene. Lucidità dei nulla. Consigli. Allora, questa palestra è molto divertente perché automaticamente verremmo sparati tipo con dei cannoni. Lo dico anche per te che non lo sai ancora. Beh, lo sto vedendo. Sì, infatti. Fantastico. Ed è molto, molto easy, insomma, basta salire su questi cannoni, cioè proprio l'entrata. Sì, e veniamo basta, sparati ti via, esatto, in maniera pazzesca. Sì. E sto sfidando il primo allenatore. Ok. Diventiamo dei veri e propri proiettili da guerra. Sì, cioè io in effetti guardandolo mi sento un po' come presente quei tizi tipo nel circo che vengono proprio messi loro nei cannoni e vengono sparati sì, via. Ecco questi. Sì. Ok, cioè tranquill. Quindi vai, zappi con scintilla. Okay. E vediamo un po' di... Tra l'altro, tutti quanti i cannoni dovrebbero portare in ogni allenatore della palestra. E quindi probabilmente li dovremmo battere tutti quanti per forza. Ok. Adesso non so, vedremo. Ok, allora, nel frattempo... Comunque non credo sia difficilissimo. Esatto. Nel frattempo, però... C'è Fiorenzo che è salito di livello, finalmente, a livello 36. Ora vuole imparare garanzia. Oh. No, va bene, non la insegniamo. Non far dimenticare. Quindi alla fine di questa lotta, di questo match, si evolve Fiorenzo. Quindi ragazzi, tutto quello che state aspettando, preparate le fanart perché finalmente sta arrivando. Allora. Lui. Il magnifico Fiorenzo è il puerco della noce. Esatto, fantastico. È una okay. cosa che ci porteremo proprio sempre. Sì. Allora, abbiamo battuto Golia. Ed eccolo qui, attenzione. Cosa? Fiorenzo si sta evolvendo. Fiorenzo si sta evolvendo, oh mio Eccolo Dio! Qui, l'evoluzione del puerco della proprio noce. Proprio lui. Fiorenzo si evolve, finalmente. In Emboar. Mamma mia quanto è fiero. Fiorenzo si è evoluto in Emboar. Fantastico. Allora, aspetta, dato che è fiero, potremmo chiamarlo Fiorenzo. Nah. No, basta. Nah. Okay. Nah. Qui c'è un cannone. Quello lì magari lo possiamo evitare come avversario. Allora, io direi di fare un'altra cosa. Prendiamo quindi il condividi esperienza perché sapevo che non avrei utilizzato Fiorenzo molto in questa palestra, dato che ci sono Pokémon di tipo volante, Fiorenzo anche di tipo lotta. Quindi non volevo far aspettare ancora perché era a livello 35, stava proprio aspettando di evolversi da un sacco di puntate. Io che tipo sono al 40 con Poseidon, però vabbè, dettagli. Sì. e va bene, proseguiamo qua con questo cannone. Boom. Ok. Ok, io sto battendo tipo un... tipo una cosa del genere anch'io. Ah, un pilota, non è un vigile in effetti. Siamo in una specie di hangar e c'è il vigile così, che vuole dirigere il traffico secondo la mia mente. Effettivamente non ha senso. E vabbè, ho visto solamente la divisa all'inizio, ancora non aveva parlato, quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente. Comunque, Ducklet. A posto, Freak. Allora. Ok. Io devo andare per forza di coso, come si chiama, Poseidon, perché se no mi one-shottano tutti. Già. Boh. Allora, io invece posso switchare. Sono il più allenato. Mm-hmm. Io posso switchare un po' perché mette ora Siglyph e io posso mettere anche Swagdile, quindi un po' ce la possiamo giocare. Possiamo un po' di swag a random. Esatto, un po' di swag così.
Ok, Siglif esausto. Ok, allora. Benissimo. Idem anch'io, perfetto, quindi abbiamo vinto entrambi con lo stesso allenatore. Adesso probabilmente, se non erro, ci saranno altri due allenatori e poi Anemone, forse uno, non lo so. Ah, bene, dai, comunque, stiamo arrivando, ottimo. Ok, da c'è? Questa parte... ma sono tornato cannone, indietro praticamente. Esatto, esatto, è una la cosa che tipo mi ha trollato e mi ha fatto smadonare di più su Pokémon Bianco e Nero quando uscirono. Okay. Allora, sai dove devi andare? Devi andare dall'altro lato. Cioè, vai dove non c'è l'entrata del cannone. Mm-hmm. Si girerà automaticamente. Ah, ok, vabbè, in questo momento sto lottando. Hai notato? Aspetta perché... Ah, ok. Io sono, sì, sono andato... Esatto, sono andato proprio dritto dentro il cannone e mi ha buttato perfetto giù in questa zona d'atterraggio e subito c'era l'allenatore pronto. Quindi perfetto, aspetto un attimo e ora torno. Le trollate più assurde. Sì, sì, infatti. Che allora, stronza sta palestra. È vero, è vero. Effettivamente avevo immaginato che tu avessi fatto una cosa del genere, però... Boh, non ci ho pensato subito. Sono andato direttamente lì. Vabbè, dai, alla fine abbiamo zappi noi. Cioè, io ho zappi, quindi li batto abbastanza velocemente. Guardalo come mi snobba. Io ho zappi. Ok. Quindi, sono qui di nuovo davanti a quel cannone. Ah, ok, si è girato, okay, perfetto. Infatti. In quel modo. Cioè, tu dimmi come... Ti saresti mai aspettato una cosa del genere avendo giocato il gioco per la prima volta, per dire? Infatti ci ho perso 3 ore e mezza dicendomi in testa devo andare. Non ci avrei mai pensato. Ma perché mi riportava sempre nello stesso punto, quindi... Mm-hmm. Ora sono contro l'altro pilota. E quello c'ha solamente un Jumpezzante. E poi penso si debba fare la stessa cosa, no? Bisogna girare dietro il cannone da sotto, forse, per riuscire a salire no, su. No, vai direttamente per il verso in cui trovi l'entrata del cannone. Cioè, sulla sinistra, poi ti spara in alto dall'altra parte e devi battere un lavoratore con Svubat. Eccolo qua. Mm-hmm. Quindi batto questo qui e poi automaticamente dovrei essere da Anemone. Ok, ragazzi, altra evoluzione perché Porcino... Sì. Porcino si sta evolvendo. Sì, perché anche lui un altro... Ho dato, appunto, ho switchato il condividi esperienza a lui, l'ho dato a lui, perché anche lui è debole al tipo volante, quindi non lo utilizzerò. Ok, Porcino anche si lui è uno spirito libero. In Among Us, sì, assolutamente. Allora... Ok, quindi... Ok. Tra l'altro volevo dire una cosa per te che non lo sai ancora. Su Pokémon Nero e Bianco 2, tra l'altro, questa palestra cambierà del tutto. Mm-hmm. E sarà, diciamo, un pochino più antipatica, nel senso un pochino più antipatica da affrontare, perché ci saranno tipo dei ventilatori enormi che fanno dell'aria continua e tu devi riuscire tipo a metterti nelle condizioni giuste per andare avanti dietro delle mura, tipo piccolo okay, cosa bruttissima, però vabbè. Va bene. Allora, nel frattempo sono contro lo Zubat. Io sto arrivando da Anemone. Provo un po' a shottarlo, ok, perfetto. Mamma mia, so. Ma questo... No! Mi hanno spiaccicato nel muro! Ma come? dopo lo noterai pure tu. Non mi ricordavo questo dettaglio. Vediamo un attimo, sono... Oddio. Attenzione, ok. Andiamo di qua. Ok, sono davanti a Anemone io, Sì, ok, io quando sono vuoi, qui, iniziamo. Ci sono tipo 3 cannoni di fila, uno dopo l'altro. Esatto. Boom. Così nel muro. Infatti. Ah, pazzesco. Non mi ricordavo quella parte lì. Ed eccoci qua. Ok, un attimo, contro Anemone. Un attimo prima di parlare con lei. Sì. Volevo un attimo usare un... Ecco, c'ho dell'etere, quindi volevo recuperare con Kilama perché l'ho persa un pochino attaccando continuamente con questa mossa. Mm-hmm. Tipo gliel'ho spammata in faccia ogni 3x2. Ho capito. Va bene. Ok, sei iniziamo, pronto? Dai. Sì, allora, iniziamo, vediamo un po' che cosa da dirci. Vabbè, ci stava aspettando. Ti è piaciuto volare con i cannoni? Sì, fin quando non ci hanno sbattuto bellissimo nel muro. Sì, è stato divertente. Lì andavamo d'accordo, poi... Esatto. E allora inizia così la sfida contro Anemone. Quindi ha 3 Pokémon, se non sbaglio. Sì. Sì. Allora, il primo è Svubat. Eccolo qui. Da me Svubat, da te pure, ok. Sì. Solitamente cambiano tipo i posti del Pokémon, quindi... Sì, l'ordine magari. Allora, l'ordine, okay, esatto.
Allora, Zappi è velocissimo, più di Swoobat, va di Scintilla e dovrebbe shottarlo, esatto, il primo è andato. Boh, io vado di Conchilama perché è la mossa più potente e lo shotto anch'io, dai è così, Break. Dai è così. La prossima scelta è Unfezzant. Okay. Ok, lasciamo anche ancora Zappi. Ah, ok. Unfezzant, che poi io lo pronuncio Unfezzant, tipo strano, si pronuncerebbe Unfezzant, però sono stupido io. Vabbè, fa niente, comunque, ti accettiamo lo stesso. Questa è la forma al femminile. Ok. Allora, io praticamente con Zappi non sto avendo nessun problema, perché... Vabbè, è ovvio. Io con Poseidon. Sono molto più veloce, quindi ora vabbè, c'è Swanna, 4 per di Scintilla, sono più veloce. E attenzione, mentre parte la musica dell'ultimo Pokémon, super efficace, One Hit KO, grande Zappi che sconfigge. Guardalo lui. Swanna. Grandissimo. Bruzza, abbiamo avuto fierezza da tutti i pori. Esatto. Allora, io sono contro Swanna, aspetta, perché adesso Swanna è acqua volante, quindi io sono acqua. Sì, devo un attimo vedere, aspetta, penso sia efficace, però no, non è molto efficace. Mm-hmm. Pensavo fosse efficace, invece no. Vabbè, comunque in 3 con Kilama dovrei buttarlo giù se sempre non si cura. Mm-hmm. Ammesso che non si curi. Vediamo un pochino. Medaglia getta. Preferisco usare a Poseidon. Sì. Preferisco usare Poseidon appunto perché shotterebbe in men che non si dica gli altri. Scusa, cosa ha detto Anemone? Ti ringrazio per la bella bot. Non ho letto bene perché sono andato avanti. Cogliamo questi doppi sensi. Vabbè. Aspetta, adesso te lo leggo io. Esatto, tranquillo. Esatto. Prima quando ti dà l'MT vai piano e leggi, perché un attimo sono rimasto. Okay. Forse ho letto male io. Ok. Ok, ti ho regalato la mossa acrobazia. Hai letto male tu? Hai letto male tu, sei compromettente. No. Allora, vediamo, bene, c'è l'ultimo cannone per uscire. Tu hai detto che hai già vinto, quindi possiamo uscire. Sì. Aspetta, ma guarda qua, arrivato a questo punto, no? Forse, sì, l'MT. Okay. Vediamo. No, non credo, ho ottenuto acrobazia, però... Aspetta. Ti ho regalato la mossa acrobazia, ovviamente moltissimo, bla bla. Non credo. Prima, vabbè, niente, semmai lo rivediamo. No. Era prima che ti desse l'MT acrobazia. Comunque, uscendo io qua ho trovato N. Per dimostrare di essere migliori, gli allenatori fanno lotte in cui i loro Pokémon rimangono feriti. Non posso essere l'unico a pensare che sia una cosa davvero crudele. Ok, ancora lui è convinto che deve liberare i Pokémon. Dimmi, Zebstrika. Ah, ok, proprio Zebstrika. Okay. Tanto N parla veloce, quindi... Sì, ma stavo cercando di leggere quello... un po' i dialoghi, perché anche nei commenti mi hanno detto tu in effetti, ovvero io, che non so la storia, saltare i dialoghi... Dovresti leggerli un pochino. Esatto. Già. Vabbè. Vabbè, ma magari sarebbe meglio giocarseli con molta, molta più calma. Sì. Effettivamente stiamo facendo let's play, probabilmente leggendo in parte dei discorsi si occupa... tipo la maggior parte del tempo del video. Sì, quindi... sì, invece la nostra Nuzlocke magari deve essere un pochettino più scorrevole. Ok, se n'è andato e qua sta piovendo di nuovo. Esatto, sta piovendo di nuovo. Cioè, c'è brutto tempo, andiamo. Non è il caso. Tiro un ombrello, dai, o qualcosa. Un po' più organizzati, che Game Freak, che lavoro è? Veramente, io non ho parole. Ok, facciamo riposare la squadra. E adesso... Adesso, che cosa ci manca? E dobbiamo adesso? Andare in un nuovo percorso, ovviamente, che però... Esatto, dato che abbiamo un pochino di tempo, proprio un pochino, sì, guarda, sì, usciamo sì. Lì, dal percorso, sì. Dove c'è la torre dei Pokémon defunti, sì. Ovvero, siamo qua al percorso 7, ci sei anche tu, no? Sto arrivando, arrivo. Ok. Arrivato a questo punto, ti ricordi dove c'è il Fanta allenatore con la lotta a rotazione slash in triplo? Sì. Quando... Ok. C'era una, però... Vai dritto. Vai, allora, salgo vai dritto su... da quella parte. Sul tronco? Esatto. Sì. Okay. Da quella parte si continua il percorso, quindi ti consiglio di andare di là. Poi, non lo so, qua c'è una casa. Guardiamolo un attimo e poi magari chiudiamo, non lo so. Ci saranno altri allenatori che non so se batteremo nell'episodio... nel prossimo episodio, che dici? Sì, sicuramente nel prossimo episodio, perché qui poi magari... Okay. Ci sono allenatori che fanno perdere tempo. Ecco, qui c'è uno che è sul tronco che si muove velocemente. E il comunque... clown, se non sbaglio. Però aspetta. L'Interpo che sta squillando. Dove? Frank. Non è il momento. Ah, ok. Vai dove ci sono le scale. Ok, vai. Un pochino più là. Sì. Darka risposta all'Interpo che... Ok, c'è la mamma.
Sono la mamma, come va? Ok, niente. Tra l'altro, informo anche te che in questo punto, adesso non mi ricordo in che caso, c'era tipo l'evento di Thundurus, Tornadus... No, Thundurus e Tornadus, in questo punto qua. Ah, ok, ok. Era fighissimo. Potevi vedere il Pokémon. Ok, bene. Ci salutiamo qui allora. Sì, direi dai. Di salutarci qui e nella prossima puntata continueremo da questo percorso che, se non sbaglio, è lo stesso di quello appunto di prima. Sì, cioè non dobbiamo fare nessuna cattura. Tu hai già catturato. Esatto. Va bene. Allora ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Un saluto a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.